Signori, Aragami, davvero un bel giochino mi sta appassionando, anche se solitamente il genere stealth non è nelle mie corde, non riesco comunque sia ad essere stealth, non c'è niente, veramente niente da fare. Quindi mi cuzzano da far schifo, insomma queste cose. Però l'ambientazione nipponica e questo stile visivo, questo stile grafico davvero molto acceso, di colori rigogliosi, mi inebria di immenso. Abbiamo questo ninja che deve vagare nell'ombra, quindi sfruttare le zone d'ombra e evitare la luce il più possibile. Ha anche una capacità di creare dell'ombra. Adesso possiamo sbloccare varie abilità, cazzo. Ok. E cercare di far fuori questi nemici. Eventualmente, se ostacola la nostra strada, ma il punteggio può incrementare se non uccidiamo nessuno, quindi se passiamo inosservati il più possibile, cosa che non riesco a fare. E comunque, Aragami, penso che quell'ara derivi dal verbo arasu, che è devastare, distruggere, e Kami invece è è il dio, quindi potrebbe essere il dio della devastazione. E effettivamente generiamo un pochino di devastazione. L'obiettivo è adesso infiltrarmi nella pagoda. Ci sono queste barriere di luce, non posso accedere a quella zona e distruggere la zona. Ce ne sono un bel po'. Ci sono anche delle abilità dell'Aragami, quindi attualmente spostarmi istantaneamente, come avete visto. Questa abilità soltanto se siamo nella zona d'ombra, e quindi spostarmi in questo modo velocemente. Poi aspetta, abbiamo delle altre cose. Ecco, per creare una zona d'ombra, come avete visto. Il tuo corvo esplorerà il livello mostrandoti gli obiettivi, cosa che ci fa fare. Kurosu. Marca il tuo bersaglio seguendo la posizione, che è buono. Altre abilità passive, difensive, invisibilità temporanea e altre cose che ancora non abbiamo sbloccato. Vediamo un po' se riesco. No, di là non riesco ad andare. Però se faccio così, aspetta, se punto e marchio quella zona, no, non posso andare. Un bel problema. Faccio così, mi creo l'ombra e cerco di spostarmi velocemente. E intanto faccio fuori il tizio. Adesso mi cuzzano perché ovviamente sono dei coglionazzi e vengono a rompere i maroni, non è che si fanno i cavolacci loro, e adesso è un bel problema. Prima di tutto cerchiamo di farli fuori. No, vedi, non riesco, in questo gioco non riesco a combinare, mi dispiace, ma non riesco a combinare nulla, veramente nulla. Allora, cerchiamo di evitare tutti, di evitare il mondo. Allora, crea dell'ombra lì e mi porti. Allora, voglio andare via da questa zona, eh? Vediamo un pochino se riesco ad andare via. Vediamo se riesco a creare dell'ombra di là. A teletrasportarmi un attimo. Un attimo, anche perché non ha possibilità di subire danni. Cioè, non ha proprio vita. Allora, quindi un attimo che mi crea questa zona. Vediamo se riesco a spostarmi. Ignoro tutti, ignoro tu. Ah, c'è una pergamena che è un punto. Ok, che posso spendere. Vediamo che cosa posso acquisire. Crea una sagoma per distrarre i nemici nelle vicinanze. Buono. Punta al terreno e premi Y per creare una sagoma. Ok. Vediamo un pochino. Oh, cavolo. Allora, questo tizio mi sta sulle palle, è vero. Vediamo. Passo velocemente di qua. Lì c'è veramente una zona. Ah, vediamo se vado qua all'interno. Oh, perfetto. Allora, siamo dentro. Dobbiamo essere. Infiltrarci nella pagoda, che sarebbe questa qua. Ok. Qua ci sono dei cattivoni. Dobbiamo
disattiva la barriera di luce. Ora che siamo entrati all'interno della pagoda, quatti quatti, vediamo se c'è qualcuno. Perché questi maiali sono ovunque. Possiamo fare un attacco dall'alto, vediamo se. Tanto quelli sono nell'ombra e quindi non. Possiamo fare un attacco dall'alto, per cortesia? Ancora niente. Questo lo seguiamo. Ok. Manteniamo la posizione rialzata però, possibilmente. Vediamo se riesco a spostarmi. Allora, la barriera di luce si trova di là. Ok. Continuo a spostarmi. E qua c'è troppa barriera di luce. Ma quella cosa non posso. Ah no, però posso farlo se mi sposto così. Ok. Mi avvicino alla zona. Capitolo 5, il grande lago. Ok. Belli con questi tori davvero caratteristici. E c'è un qualcosa lì al di sopra che sfavilla. Qualche oggetto essenziale. Ah. Un pugnale di legno, una roba simile. Ok. L'hanno nascosto nel Tori del lago. Devo riconoscere che è un ottimo posto. Dovremmo fare una piccola deviazione. Aspetta un attimo. Stavo pensando, che cosa accadrà dopo che ti avrò salvata? Quando mi libererai, anche l'imperatrice sarà libera. Questi barbari non sono molto svegli. Hanno bisogno di qualcuno che gli dica sempre che cosa fare. Non vi tedio con i dialoghi, ragazzi. Lo so che i dialoghi sono importanti e belli da leggere, ma in queste occasioni direi di no. Allora, con un'azione disattiviamo quella barriera. Aia, c'è il tizio lì. Allora, il prossimo obiettivo. Sta a trovare il talismano, il che è un bel casino. È un problema anche cadere nell'acqua. Cadere nell'acqua è davvero una disgrazia. Vediamo se vado su. Allora, qua ovviamente non posso attraversare un così largo spazio, purtroppo. Quindi significa che quello è il talismano. Non potrò fare niente. Non posso fare niente. Indicalo lì, spostalo. Questo lo faccio fuori, me ne fotte veramente, me ne sbatte veramente i maroni. Allora, il tizio che verrà a vedere e a osservare la situa, cerchiamo di acchiapparlo, di rimanere con questa ability. E prima che chiami qualcuno. Ok. Spostiamoci velocemente, spostati per cortesia, ok. Vediamo qua. Ecco un altro cattivone, qua siamo nel buio, quindi siamo protetti di natura. Ok, gli arcieri sono un problema di quelli devastanti. Vediamo se riusciamo a creare una zona d'ombra. Vai. Una zona d'ombra. Perché non l'attivi? Su. Zona d'ombra lì. Una zona d'ombra lì. Te la sto ordinando. Ok. Esatto. Veloce. Attraversiamo questa zona. Grazie al nostro corvo. Possiamo vedere gli obiettivi, fortunatamente. Allora, piano, 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 continua. E il controller vibra da far schifo. Vediamo un pochino qua che cosa c'è. C'è gente qua? Ok. Però purtroppo qua c'è casino. Vediamo se andando lì all'interno.
Oh, guarda qua cosa c'è. Allora, il tizio lo prendo subito. Perfetto. Spacca sta roba. Ok. Adesso il talismano sta lì, il che è un bel problema. Intanto cerchiamo di acchiappare questo tizio. Un cadavere. Porca miseria. Dobbiamo risolvere subito il problema, subito il problema, subito il problema. Vai, 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 vai. Come ha fatto a vederlo che era nel buio? Madonna. Qua c'è già troppa luce per i miei gusti. Ok, sono davvero rognosi. Mi sposto. Allora, siamo di qua. Dai, che siamo a 15 metri. Madonna, quanta gente! Piano, piano, piano. Veloce, 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 veloce! Continua, continua. Riprendi, riprendi quell'azione che ti ordino. Allora. Ora che abbiamo il primo. Raggiungiamo la prossima area. E qua è un bel casino. Continua con le. No. Come raggiungo la prossima area? Continua, continua. Porca miseria. Via, 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 via. Via, 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 via. Ok. Prossima area. Ok, hanno accuzzato qualche cadavere fotte sega. Abbandoniamo subito la zona. Veloce. Ti ordino di mandare una zona d'ombra dove. Porca miseria. Allora, la zona d'ombra la devi mandare lì. Veloce, devi levarti dalle palle. Ok. Ce la fai ad andare di là? Niente, non ce la fa. Lì però c'è l'ombra, eh? Quindi puoi muoverti. Grande. Ok. Qua abbiamo un tempio. Così possiamo ripristinare i nostri points, perfetto. Velocemente, ci vuole un gioco di pazienza, quindi un po' lentino, ma. Beh, vediamo se. Ok, piano. Allora, posso mettermi di fronte e attaccarlo di soppiatto così. Ok. Qua non c'è nessuno, possiamo andare lisci. Ok, un bel colpo, perfetto. Allora, questa dovrebbe essere la direzione giusta, presumo che qua sia la direzione giusta. Andiamo, continuiamo a tirare. Ah, qua c'è già un po' di gente. Aspetta un attimo, piano, piano, piano. Ok, il tizio invece lo vedo un pochino più problematico. Però possiamo fare un attacco di quelli ultra rapidi. Ok. Sta nella luce, però non c'è attualmente nessuno. Quindi a posto. Allora, a 20 metri. Vorrei sapere dov'è, però. Ah,
guarda chi c'è qua, un maiale. Ok. Evitiamo i buchi. Vediamo qua. Non si sale di qua? No. Qua c'è una pergamena. Due punti abilità. Vediamo se abbiamo punti da spendere. Banmoku. Svela i nemici circostanti attraverso le pareti e le superfici opache. Buono. Buono. Allora, da questa posizione. La barriera di luce a 39 metri, esattamente dove sarebbe? Cioè, non dirmi che ho fatto tutto questo percorso per una pergamena, che vabbè, ci vuole, ma. Allora, facciamo questi monti. Allora, e sta proprio lì sotto. Ma dov'è sta schifo di barriera? Allora, un attimino, eh. Punto lì. Dai, vai su una zona d'ombra. Perché non crea l'ombra a distanza? Ok, dovrebbe essere da queste parti. 6 metri, ma 6 metri dove? Che palle! No, qua non si va da nessuna parte. Ma scusa, ma siamo già passati? No, c'è. Cioè. Ma l'arciere c'è sempre stato lì. Allora, coraggio, dovresti fare quell'azione lì per. Un'azione di questo tipo, andare lassù. Allora, per eliminare. Ah no, devo utilizzare queste robe qua. Perfetto. Piano piano piano. E vai. Ora, l'altro talismano. Veramente. Non capisco dov'è l'altro talismano. Non capisco. Posso fare il giro della montagna, ma l'ho appena fatto il giro della montagna. Scusa, eh. Fai vedere. Si tratta di questa direzione? Allora, qua dove sono passato prima e ho fatto fuori la gente. Devo andare al di sotto, ma al di sotto mi indica 4 metri ed è dentro la montagna praticamente. Ah, mamma mia. Ah, c'era il buco lì che avevo ignorato. Ma credevo, questo qua fosse, credevo fosse un buco negativo. Quelli che ti fa morire perché cadi nelle spine o robe brutte. Eh no, era positivo allora. Bene. Perfetto. Vediamo un pochino qua chi c'è. Deve essere qua dentro questa barriera di luce. Sali. No, qua c'è troppa gente. Vediamo un pochino. Piano, piano, piano. Fai una barriera lì. Cazzo! Crea subito! Vai, vai! Merda, merda, merda! Via, 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 via! Ordini, ordini! Te ne sbatti le palle che c'è quello lì. Meno male che c'è un po' di invisibilità. Allora, dov'è che devo disattivare la merda? Non è qua. Ma porca miseria! Dai che ho l'invisibilità, dai che ho l'invisibilità! Dov'è che devo disattivare quello schifo, Madonna? Dov'è? Devo andare ancora sotto? Ma non c'è niente qua. Ma porca miseria. Allora, se invece scendo di qua. Allora, c'è qualcosa che non va con questo indicatore. Perché continui? Allora, di qua io non posso passare. No, non posso passare. E non c'è modo di raggiungere dove l'indicatore mi dice. 13 metri, ma dove? C'è un altro buco qui che non ho visto? No.
Direi di no. C'è un'altra fessura al di sopra, fessura al di sotto. No, niente di tutto questo. E la barriera di cosa per disattivare la barriera di luce è indicato in un punto che non esiste. Mi piace. Dai, non è possibile. E al di fuori, allora perché sono venuto all'interno? Vabbè, ragazzi, allora, no, non voglio tediare con queste irriconoscenze, però avete capito un pochino come funge la situa. Non è il mio genere di giochi, anche se l'ambientazione mi piace particolarmente, anche lo stile grafico, però non sto qua a perdere tempo con ire che mi risalgono a causa di questo tipo di imperfezioni. E comunque, un salutino e proviamo qualcosa di diverso, ok? Saluti. I